Ebbene sì, amici miei, ho acquistato finalmente la mia prima Porsche. Missione compiuta! Arriva il grande momento! E il video di presentazione non potevo non farlo dall'interno dell'auto. Dopo tante peripezie tra case d'asta, depositi giudiziari e ricerca tra annunci di privati e concessionari, finalmente ho trovato l'auto che rispondeva ai miei bisogni, a quello che ho in mente di fare e che vi svelerò alla fine di questo video insieme al costo d'acquisto. Quindi mi raccomando, guardate questo video fino in fondo. Breve recap delle puntate precedenti: avrete già visto i video dove insieme all'amico Andrea Perillo, anche più esperto di me in tema di auto, siamo andati in giro a vedere, a cercare un po' di Porsche tra la casa d'asta, Emirates Auction, depositi giudiziari, Copart e chi più ne metta, ma non ho trovato un'auto che rispondesse ai miei canoni. Principalmente quello che abbiamo capito è che se vuoi comprare un'auto all'asta o non fai realmente un affare, ma è un'auto comparabile a quella che potresti acquistare magari da un concessionario o da un privato, ma magari lì hai anche un minimo di garanzia, mentre se la prendi all'asta e ti aggiudichi l'auto, te la prendi così com'è, qualsiasi problema è tuo, non puoi provarla, non puoi fare un test drive, puoi solo provare a metterla in moto alla casa d'asta. Vai. Lascia il tempo che trova, quindi più che altro è un'ispezione visiva. Alla fine abbiamo quindi deciso di dedicarci alla ricerca di un'auto tra privati, tra annunci privati oppure tra i concessionari. La prima auto che ho visto era quella di un amico, quindi un'auto che conoscevo molto bene nonostante il numero di chilometri, perché stavamo parlando di un Porsche Cayenne modello base del 2011 con 340.000 chilometri, che tutto sommato in Italia possono spaventare, ma qui a Dubai è normale. Cioè, se consideri che questo ragazzo fa Dubai Abu Dhabi quasi praticamente tutti i giorni, fai facile a caricare 300-400 chilometri al giorno, però è tutta autostrada, quindi velocità regolari è molto meno impattante per una vettura. Però ecco, quello che mi ha frenato principalmente innanzitutto che era il modello di base, non era la versione S, che era quella che cercavo. Mi ero orientato su una S o su una GTS, avevo scartato il classico turbo, però ecco, principalmente il Cayenne S era quello che tenevo più sotto d'occhio, e infatti ho acquistato un Cayenne S. Ma era anche il colore, perché era un colore melanzana, un colore lilla metallizzato che ecco, mi avrebbe portato a dover fare comunque la ricolorazione dell'auto, anche se ho in mente comunque di fare una livrea, ma avrei dovuto ricolorare l'auto, fare anche in motorizzazione, il passaggio in motorizzazione del colore, quindi burocrazia. Se poi il progetto magari decido di trasportarlo su un modello più recente, avrei dovuto ripristinare il colore originale per avere più appeal nella vendita. Insomma, c'erano un po' di rotture di scatole da affrontare su quest'auto, per cui ho continuato la ricerca ed ho trovato quest'auto, che poi alla fine ho trovato, devo dire sono stato anche molto fortunato, di un ragazzo italiano, che anzi approfitto per salutare, che stava rientrando in Italia e di conseguenza ha deciso di vendere la sua auto, e io l'ho acquistata, devo dire, ad un costo molto molto interessante, che scoprirete tra un attimo. Come si è svolta la fase della vendita? Ci siamo incontrati, ho fatto un test drive, abbiamo deciso di comune accordo di portarla nel mio garage di fiducia, dove l'hanno messa su un ponte, hanno fatto un'ispezione. L'ispezione me l'hanno fatta pagare 300 dirham, circa 80 euro, dove hanno segnalato una serie di minime problematiche legate ovviamente all'usura. Stiamo parlando comunque di un Porsche Cayenne, forse non l'ho detto prima, del 2012, che comunque avrebbero comportato una serie di riparazioni potenzialmente da fare nell'ordine dei 10.000 dirham, 2.500 euro. Vi do già un primo segnale. Abbiamo deciso di spartirci questa somma, quindi una metà se ne è fatta carico lui, un'altra metà me ne farò carico poi io, adesso che porterò l'auto in officina.
E quindi ci siamo messi d'accordo sulla parte economica, è subentrato anche un altro fattore, che lui doveva appunto, come dicevo, andare in Italia, ma non sarebbe partito subito, quindi avrebbe dovuto noleggiare un'auto. Io gli ho detto: scusami, ti lascio l'auto, visto che di fatto è tua, te la pago subito, facciamo anche il passaggio, tra un attimo vedremo anche i costi del passaggio, dopodiché e quando il giorno prima che devi andare via la vengo a prendere. Quello che tu avresti pagato di noleggio, io, cioè, me lo scali, e quindi io non ho subito bisogno dell'auto, pago qualcosa in meno, sono contento, tu hai la tua auto fino all'ultimo, credo che sia la quadra migliore. Ecco, questi fattori sono intervenuti tanto ad abbattere il costo dell'auto e a fare, secondo me, un buon affare che ha accontentato tutti. Ho lasciato subito un anticipo di 5.000 dirham, 1.500 euro, e dopo qualche giorno ci siamo incontrati per fare il passaggio di proprietà dell'auto, che sarebbe rimasta a lui. Lo dico, fate molta attenzione, perché poi ovviamente la responsabilità è di chi acquista l'auto, quindi in questo caso è stata mia la responsabilità di aver lasciato un'auto intestata a me, ma ad un'altra persona che l'ha usata per un certo periodo di tempo. Ma ecco, è nato un rapporto di stima, di simpatia con questo ragazzo italiano, e di conseguenza mi sono sentito di potermi fidare, e quindi abbiamo fatto questa operazione. E quanto abbiamo pagato, anzi quanto ho pagato per fare il passaggio? Innanzitutto la procedura funziona che si fa il test, il collaudo, che costa 170 dirham, circa 40 euro, perché l'auto deve passare questa ispezione, altrimenti non può essere venduta. Un esempio per tutti: se le gomme sono più vecchie di 5 anni, l'auto non passa il collaudo e di conseguenza spetta al venditore fornire l'auto in grado di circolare, quindi deve essere potenzialmente messa su strada, quindi sarà lui dover cambiare le gomme. Cosa che mi è capitata anche con la Jeep: quando ho acquistato la Jeep, le gomme erano scadute, il proprietario, il venditore, ha cambiato le gomme, o meglio, doveva cambiare le gomme. Ovviamente in quel caso lui avrebbe messo le gomme che gli costavano il meno possibile. Io gli ho detto: guarda, tu dammi questo budget, io ci metto la differenza e scelgo le gomme che piacciono a me. Ma in questo caso l'auto ha passato subito l'ispezione. Dopodiché ho pagato 1200 dirham di assicurazione, circa 400 euro, l'assicurazione, la responsabilità civile, per intenderci, la RC, perché anche lì, prima di fare il passaggio, il nuovo proprietario deve avere già un'assicurazione valida intestata a quell'auto che intende acquistare. Il vecchio proprietario potrà chiedere il rimborso dell'assicurazione non goduta, e così è stato in questo caso. Pare che ho pagato con la carta di credito 2 dirham per fare una fotocopia. Dopodiché siamo andati allo sportello, abbiamo fatto il passaggio, ho pagato all'incirca 900 dirham, 250 euro, perché c'erano delle multe. E anche lì, altra cosa interessante: non puoi vendere o intestarti un'auto o comprare un'auto se hai delle multe in sospeso. Quindi io, prima cosa, ho dovuto pagare le multe, erano circa 150 euro di multe, la differenza era invece inerente il passaggio. Nel tempo di un paio d'ore abbiamo fatto tutto, l'auto era intestata a me. Procedura particolarmente rapida ed efficace, e non ho pagato extra per il cambio targhe, perché ho lasciato le targhe originali. Se avessi voluto un altro numero di targa, o addirittura avessi voluto delle targhe con un numero particolare, sapete che a Dubai si usa tanto così, avrei pagato una differenza per il cambio targa, e ancora di più se volevo poi un numero particolare di targa. Mi fa l'effetto. In meno di 2 ore abbiamo fatto collaudo, il cambio di proprietà, assicurazione e tutto. Sono ufficialmente proprietario di una Porsche Cayenne. Matteo, grazie, è stato un piacere. Adesso andiamo a prendere l'auto, andiamo. Va? La cosa più difficile è stata quella di dover aspettare quelle 3 settimane circa per poter poi ritirare quest'auto. Unica cosa è che adesso ancora non prenderò l'auto, perché la lascio a Matteo per qualche altro giorno. Quindi, anche se adesso sono ufficialmente proprietario di questa Porsche Cayenne, devo ancora attendere qualche giorno. Mi raccomando, Matteo, trattamela bene, ok? Va bene.
cosa che poi ho fatto accompagnato da due amici, Andrea e Andrea, giusto per non confondersi, ma devo dire che è stata un'emozione unica, davvero una fantastica emozione. E stiamo andando a ritirare la Porsche, ragazzi, finalmente. Ti posso inquadrare? Certo. Ti posso inquadrare? Ragazzi, andiamo a prendere la Porschettina per il Nico, eh? Mi toglie lo sfizio. Con una distanza anni. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ed eccola qui. Grazie. Io sono davvero contento, innanzitutto di averti conosciuto, perché sei una bellissima persona. Guarda, sono davvero emozionato, sono più emozionato adesso che non quando ho acquistato la formata. Soprattutto per il progetto. Sì, basta essere di prossimità, basta essere vicino. Questo è tuo. Ok, questa registration card, ragazzi. E ufficiale, Nicola Decorato, sono io. La mia prima Porsche. Eccoci qui. Eccoci qua, ragazzi. Primi metri sulla Porsche. Dobbiamo fare anche benzina prima che rimaniamo qui. Qual è il feeling? Il primo impatto? Il primo impatto è l'emozione. Cioè, non è la prima Porsche Cayenne che guido, anche perché ne ho provate svariate prima di prendere questa. E ho già spiegato perché alla fine la scelta è ricaduta su questa qui. Sembrava la macchina più adatta per questo progetto. Ma adesso che è mia, la sto guidando. La prima sensazione è emozione totale. La seconda è che mi sembra sia stata la mia auto da sempre. Andrea, no. Missione compiuta! Arriva il grande momento! Eccola qui! Complimenti! Ce l'abbiamo fatta! Che bestia! Cayenne S 2012 e adesso dobbiamo iniziare col progettone. Bella acquisto, com'è stato il giorno del ritiro? Sono emozionato. Eccoci qui, Andrea, abbiamo compiuto questa missione. Io ti ringrazio ancora per, bella, Nico, per il tuo supporto. Ottimo fine, mezzo. Non l'abbiamo comprata all'asta, l'abbiamo comprata da un privato, come avevamo annunciato nell'ultimo video. E secondo me è stata la scelta adatta. Sì, devo dire che è molto bella, tenuta perfetta sembra. Sì. Ottimo lavoro. Grazie ancora e mi raccomando, guardate l'evoluzione di questa Porsche. Allora, adesso come la facciamo? Qual è il progetto? Il progetto, mica lo possiamo dire. Devono vedere il prossimo video YouTube. L'ho presa giusto un paio di volte, il primo giorno per andare a fare benzina, oggi per portarla in officina, perché quest'auto nasce con l'idea di fare un progetto sopra, come stavo già annunciando. L'idea è di trasformarla in un'auto da fuoristrada puro. Ecco anche perché ho deciso di investire il minimo possibile sull'acquisto dell'auto, mantenendo ovviamente un elevato livello di affidabilità della meccanica della stessa, perché comunque l'idea iniziale è quella di sventrare completamente l'auto e di ristrutturarla. Per cui ho individuato, grazie ad altri amici, un'officina specializzata nella trasformazione di Cayenne in off-road e io proprio in questo momento, primo giorno effettivo di utilizzo dell'auto, sono qui per lasciare l'auto in officina. Quindi le prossime volte che vedrete quest'auto la vedrete già con uno stage one, già con alcune modifiche per andarci in fuoristrada. Tra l'altro, caso ha voluto che appena arrivato qui, sono proprio fuori l'officina che si occuperà della trasformazione dell'auto di questa prima fase. Siamo a 100 metri dal service ufficiale della Porsche, quindi un segno del destino. E non solo, c'è parcheggiato un Porsche Cayenne già in parte acchittato da off-road che io vedo sempre fuori scuola di mia figlia, ed è da lì che è partita l'idea, quindi è veramente un segno del destino. E devo dire ce ne sono altri due o tre molto interessanti da cui ho preso già alcuni spunti, ma il progetto che ho in mente di fare è davvero unico e lo scopriremo insieme a mano. Ecco, non mi resta che salutarvi, ma prima di salutarvi vi svelerò il costo di acquisto dell'auto. Ho pagato quest'auto 32.000 dirham, poco meno di 8.000 euro. E questo non è stato un affare stratosferico, è stato un buon affare per entrambi, ma è un prezzo abbastanza di mercato per questa tipologia di auto. Ma salama.